voti. Quando il presidente Sassoli ha letto il risultato del voto di fiducia, la von der Leyen ha tirato un sospiro di sollievo. Sapeva che sarebbe stata una vittoria di misura, ma non così esigua. Appena 9 voti di differenza. La partita politica sulla composizione della nuova Commissione europea si terrà subito dopo l'estate. Il governo italiano punta ad avere un commissario di peso, concorrenza o commercio e la vicepresidenza della Commissione europea. Operazione non facile, visto che la presidente von der Leyen è rimasta indispettita dall'atteggiamento altalenante della Lega, che in un primo momento sembrava intenzionata a votare la fiducia per poi ripensarci a votazione in corso. Oggi intanto è stata presentata la presidenza finlandese dell'Unione europea. Subito dopo si è discusso dell'assistenza umanitaria nel Mar Mediterraneo. La maggioranza degli europarlamentari è favorevole ad una riforma del regolamento di Dublino. Il Parlamento ha approvato un testo da 2 anni, ma adesso spetta agli Stati membri adottare un nuovo trattato che regolamenti la materia immigrazione. Chi accusa l'Europa, ha spiegato il presidente Sassoli, è in malafede. Perché tutti si rendono conto che se l'Europa non ha degli strumenti per poter intervenire, la situazione ogni volta ricomincia ad essere solo un'emergenza. Questa riforma è stata adottata il 16 dicembre del 2017 ed è stata messa in un cassetto, non tenendo in considerazione la decisione del Parlamento.